secondi. La commedia si intitola Santi e Guai in Trattoria, è una commedia inedita, significa che non è stata mai rappresentata, è stata scritta apposta per l'occasione. Rientra nel progetto, questa attività, nel progetto CON, Compagnia Teatrale del Fermi, ed è stata curata da me, che ho preparato i ragazzi nella regia e nella recitazione, è sostenuta da due insegnanti di tutor, la professoressa Giada Ruggeri e la professoressa Maria Grazia. E non vedo, è il caso, ma noi iniziamo lo stesso. Allora, la commedia, due parole, è una commedia brillante, crede tantissimo, non è una commedia pesante, anzi è molto leggera e molto in dialetto siciliano. Una commedia d'ambiente, di carattere e di intreccio, io non so se avete studiato il teatro, in letteratura italiana, latina, d'ambiente significa che si svolge in un luogo ben preciso che in qualche modo crea le condizioni che appunto la trattoria. Di carattere perché noi abbiamo un personaggio principale attorno a cui ruota tutto, e di intreccio perché ci sono due storie parallele che si intrecciano tra di loro creando tutta una serie di equivoci molto divertenti. Quindi io vi lascio alla visione del spettacolo, mi auguro che vi piaccia. Mi raccomando ragazzi, cercate di non parlare, perché se si parla. E i Kunta non torno. Come facciamo andare avanti? Io manco usaccio. E rica, se continua così, ho finito la maggiore cutia. Donato, io da botto, è da una mafia mai a strano. Dio è santo, da cielo, sorella mi sei contiosi. Usata, per favore, non ha cominciato a montare Dio santo e marone. Usate che faccio la rimetta. Gli altri figli, avete una concezione d'aria della vita, scappate a pensare all'aria per chi capisce. Appena parlata con contrarietà, o quando non sapete mi sbattere la testa, tac, e subito a ricorrere a Dio, e ai santi, e a tutta la sacra famiglia. Troppo comodo, e non lo faccio, a Dio penso. Dorato non parlerà così, come pare, mi ha un pare, Tu che mi fai parlare? Ma come se non lo sapessi, non mi voglio sempre fare certo discorso. Ma che discorso stai facendo? Se tu sei visto ed non me lo sento a Dio, ma io che posso fare? Tu avevi il sapere. Stai attento, ma questo pezzo è una cara pagina, secondo me. Ma madre, abbiamo così ciò che ho creduto e grave, pensavo. E invece, vuole qualche soluzione? Mi sciariamo. Ah, di filmere. Ma chi ti posso dire io? Sì, tu ti toccate la contabilità. Io non ne capisco. Ecco, quando non puoi ricorrere da sante, non trovi niente di niente di fare, che scaricare tutte le mie di responsabilità. Ora basta! Sì, insopportato! Io mi domando di chi ci faccio a guardarsi di? Sì, mi posso, è da vedere che faccio con me! Io sto uscendo! Esco, che ti interessa sapere dove vado? E invece, quanto resta? Tu mi sei male, ti dici una domanda? Aspetta una risposta precisa, subitamente! Valeria, per favore, catapaggi oggi, se respiri anche senza ciuciare, a rispondici. Vado al cinema. E cucù, Ah, vorrei sapere che piacere ci trovi ogni volta a riempirmi di domande. Mi dovevi fare commissario di polizia, così magari l'avresti sfogata, questa mania che hai sempre di farmi interrogatorio. Gioia mia, se avessi fatto il suo mestiere, a scuola, tu, se tu sei in una bella cella. Ti aspetto ancora che mi risponde. Ah, esco con Giulia, è tutta la comitiva, come sempre. Ti raccomando, una panna risaltata, schifariata e senza testa. Sono ragazzi a posto e non ti permetto di offenderli. E poi sono amici miei, tu non c'entri niente. Io sono da parte, ci trovo e non ci metto. Ah, comunque se ho altre domande da fare io andrei, perché è tardi e mi aspettano. Ma io domani e dico che maledice pagare una figlia come a te, una ribelle, che non lo studiare, che non ne vuoi fare. Ma non è vero, la disgrazia che sta diventando una scelta, che sarà una scelta. Io non vi ho domandato niente di tutta questa schifezza che avete messo su. Anzi, sono
dovete finirla di farmi una ramanzina alla volta. Bravo. Senza limiti, senza controllo. Se la profitta l'ho fatto, ma noi siamo venuti sulla cavalla e non ci potevamo mica chiedere. Ma un punto, adesso lo ritiro a tavola. Ma ancora è succedita. E ne sappiamo che cavolo del capo. Ora basta. Non mi piace che riparisci. Dagli a fare una visita uno specialista. Che cadesta non ci sia. Ci vai, ci vai. Chiedo che ci vai. Ma prima tocca a te. Io mando domande a te. Come fai a avere la nostra forza, rifare oggi e ne fare la discussione? Io sogno da dice da stand e mi volessi accettare. Che dici, Giuliano? Accettando, e non ti ha visto nulla stasera. Ha visto? Non si può mai sapere. Un punto, mi pare ancora presto, ti giuro. Non... Ma se proprio si stanca, fai una cosa. Vai dimmi tu, che sotto ci penso io. La cucina. Per caso ti servisse, trovi tutte cose. Ah, non immagino chi c'è. Lo spezzatino di qualche anno fa ha fatto che arriva su di Roncroni 10 anni fa. Pasta congelata, riga aureale, salsiccia, olive e c'è il formaggio che indietro. Ma fino a quando l'affare ne varrà così? Non ne potevo permettere altro. Ma come dai, che mica così congelato che ci sono? Dica la mia, ma se continuiamo a cucinare questi schifezzi, lo finisci da qualche uno, venna? Un'intossicazione con permanenza perpetua non capirete. Li perdiamo di sicuro e poi o voglio vedere come la vado a fare. Lamentare se non serve, potremmo solo pregare. Ecco, aspettava che lo ricevuto. Io non so giurare, pensaci tu. C'è posto? Cari sta madronare al rosario. Ah certo, pure che sei fiore che si mi mette a cura di questa mia corona. Che ne avessi tu una magari, dai 50. Ah dai, ma tu hai, ora mi voglio dire un rosario. E ci ha perso niente. E mentre che ci sia, quando ti fai da solo il rosario serale, raccomando la cita da te, signoruzzo, ti hai inventato una figlia, e chi se no, ti dica una che sì. Facciamo mettere il game! Sì, dolce! Ma io, bene, aspetto l'illuminazione, ma mi fa capire che ti fai di capato, e per mi sta succedendo qualche cosa, ma così che non capisci, un male che fai, a vedere il signor rosso sì. Non ti paura, e le tue tutte le guarda! E poi domani lo sabato come si dice? Mi donato mangiare tutto selezionato! A carone ci magari! Poi mi donate e poi a salato! E non discutere bicarbonato! Ma chi sta lì? Le cose che si dice non per mica, e poi spirito di patate! E poi si paga quanto va Luca?
a specialità. E se si mangia un po'? Ma già. Chi sto facendo su pienso? Dico giusto? Certo, io poi non ho mai lamentato quasi. Agevolo sempre il campagnolo, sia mattina che a sera. Poi per meno solo, cacciava tutto il giorno. E poi sai, mi a fare la spesa, a cucinare. Mi piace come parla. Lei sì che ne capisce. Cap, in fondo, siamo tutti in famiglia. Allora, che ci faccio mangiare oggi? Qual è la loro aiutata? C'ha sì tante belle cose, visto che la sta a mangiare tutta questa chiesa. Beh, veramente, se volessi altro tutte le cose, non ne riusciamo quasi niente. Beh, allora, vuol dire, stasera, ma no, 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 ma che dici? Ma che ci faccio fare? Che già? Se basta, vediamo sempre a come dare. Ecco. Allora. Abbiamo spezzatino al vino bianco, cavolo. Ufficio, ma magari mezz'ora fa. Poi c'è salsiccia di puro suino e poi c'è il formaggio vecchio. Va bene, restano molte cose. Va bene, vai alla cucina e sento subito. Ah, e rivivere che ci porto, solito? No, vino niente. Io se arrivo al tavolo non mi faccio controllare. Poi farò ricca, mi ferma la polizia, mi fanno palloncino e mi levano la patente. Mezza birra può bastare. La servo scuro. Grazie. Allora, vai in cucina e torno subito. Grazie.